Nell'attesa dell'intervento da parte del governo, del ministro Spadafora, ci siamo attivati per il tramite del CONI e quindi ci siamo rivolti al governatore affinché ci facesse portavoce per tutti gli enti per poter offrire questa possibilità quindi alle società di subire le strutture fino al 30 giugno 2021 a titolo gratuito. Questo permette un momentaneo respiro alle società anche in previsione di quella che sarà una ripartenza per settembre. Presidente, avete chiesto anche ai sindaci dei comuni campani di sostenere e premiare le società del territorio? Abbiamo scritto ai sindaci per farci direttamente poi da portavoce per le società per sostenere l'opera che svolgono i nostri dirigenti, i nostri presidenti di società sul territorio. Dobbiamo sempre capire che loro danno lustro a quello che è un paese, a una comunità, e poi svolgono il ruolo sociale, quel ruolo che è importante soprattutto e viene svolto in modo proficuo, in modo forte da noi del calcio dilettantistico. Ci auguriamo che i comuni accolgano, come è stato fatto nel comune di Napoli, che l'assessore Borriello ha deliberato insieme alla Giunta fino al 31 dicembre 2020, di sospendere, anzi di non far pagare quelli che sono i canoni di locazione. Bisogna partire dai piccoli gesti, ognuno di noi deve dare una mano, e dal canto nostro stiamo lavorando per poter ottenere i contributi dal governo tramite il presidente Sibilia, e quello che si può fare sul territorio lo facciamo appellandoci al governatore De Luca e ai amministratori locali. Possiamo ribadire, la FIGC Campania non lascerà nessuno solo. Tutti sentano vicino quello che è il nostro lavoro, ma è il nostro calore. Io ho preso un impegno nei confronti delle società, perché le società, quando sono stato eletto, chi mi conosce sa che cerco di portarle al termine, ma quello che mi contraddistingue è lo stare sempre al loro fianco, ascoltare le loro istanze e insieme fare in modo di ripartire sempre più forti per un calcio dilettantissimo campano che sia alla ribalta di quello nazionale.